Sì, siamo con mister Walter Alfredo Novellino. Mister, un pari che dimostra grande cuore dell'Avellino, che non ha mollato la presa nemmeno quando è poi passato in svantaggio. Non era facile questa partita, perché inizialmente abbiamo perso Moretti, abbiamo perso, avevamo un centrocampista che ci dava quella geometria. Eravamo un po' farsonati i primi 20 minuti, ma poi la squadra si è rimessa a posto, ha preso fiducia perché faceva le giocate. Io credo che il secondo tempo è stato grandissimo da parte dell'Avellino. Peccato che meritavamo qualcosa in più sotto l'aspetto anche delle giocate, però è un pareggio importante contro una squadra importante e questo ci dà fiducia di poter andare avanti a lavorare con più serenità. Davvero brutta questa tegola di Moretti, quando le hanno comunicato che si era infortunato, cosa ha pensato? Anche perché dopo averla preparata così per tutta la settimana, perdere il riferimento principale a centrocampo certamente non è una cosa di poco conto. No, è che l'ho persa quando i 5 minuti che dovevano iniziare la partita, ho dovuto fare tutto in fretta, la squadra si vedeva che non riusciva a capire niente. Poi ho ricorretto un attimino, Daniele l'ho messo dietro la punta, ho spostato Castaldo esterno, che grazie per il sacrificio che sta facendo, però l'abbiamo risistemata la squadra. Poi il secondo tempo credo che non abbiamo fatto il 4-4-2 che piace a me. Bedaoui è stato importantissimo nel saltare l'uomo, il Belloni quando è entrato è stato bene, Omenga Iden, la fase difensiva ha concesso quell'infortunio di Sansone, meno male che si è scivolato, però un po' di fortuna ci vuole anche a noi. Sono convinto che siamo su una buona strada per la salvezza. Mister, due episodi nel calderone di questa partita, la sostituzione di Verde, lei lo ha coccolato, ha creduto in lui, bisogna crescere anche sotto questo punto di vista, non l'ha presa benissimo, poi ha chiesto subito scusa però a tutti. E poi l'episodio del gol non convalidato da Ardemagni, si rischiava un altro fine settimana di polemica perché era regolare. L'importante è che abbiamo ricorretto tutto, per quanto riguarda Daniele sono cose che succedono, no? Io li voglio bene. È chiaro che era arrabbiata per la sostituzione, ma fa parte del gioco. Lui ha chiesto scusa, non è importanza, l'importante è il risultato, quello che abbiamo ottenuto il secondo tempo. Ho visto la mia squadra, la squadra di carattere, di cuore, le giocate, le ripartenze. Castaldo è tornato, sta tornando Castaldo che conosco. Bene, ho fiducia. Andiamo pure con le domande da studio, chiedendo comunicazione di servizio alla regia di cercare di limitare al più possibile un fastidioso ritorno delle nostre voci che abbiamo in cuffia. Prego con le domande. Sì, allora mister, buonasera. Ecco, al di là dei cambi forzati, no? Vedi quello di Moretti oggi, ma anche in passato, insomma, una difesa rivoluzionata. Al di là di questo, è sempre un Avellino imprevedibile. E questa è un'arma in più, no? In un campionato dove effettivamente adesso gli avversari iniziano a studiarti e a limitarti tantissimo. Quindi sicuramente, insomma, la sua esperienza in questo si sta vedendo, no? Quella di non creare delle pedine lì fisse, ferme, immobili. No, perché io credo che sono tutti indispensabili, no? È ovvio che io già avevo già previsto le difficoltà, perché loro avevano un palleggio molto importante da dietro, sereno, eccetera, eccetera. Però questo palleggio non lo potevo fermare con Castaldo e Ardemagni. Ho dovuto rispostare Castaldo esterno, l'avevo già previsto questo, però non avevo previsto l'infortunio di Moretti. In 5 minuti ho dovuto fare le marcature, ho dovuto spostare D'Angelo centrale, ho dovuto fare quello, ho dovuto fare quell'altro. Un po' di difficoltà iniziale si è visto. Poi piano piano la squadra ha ripreso fiducia, abbiamo corretto di più il secondo tempo con dei giocatori che, come Bedaoui, che avevo visto bene in queste 2 settimane, che ti salta l'uomo, ti crea una superiorità numerica importante. Io sono convinto che con il rientro di Lasi e lo stesso Paghera torniamo a essere una squadra più che altro competitiva per qualcosa di importante, ecco, per la nostra salvezza, perché la cosa principale è la salvezza in questo momento. Sì, mister, c'è Angelo Giuliani. Sì, buonasera mister, concordo sulla vivacità di Belloni e Bedaoui, insomma hanno inciso e parecchio nel secondo tempo per dare alla squadra un po' di brillantezza che non aveva nel primo. Mancava gioco, geometria, centrocampo, senza Paghera, senza Moretti. Anche per questo lei ha deciso di mettere insieme oggi Castaldo, Ardemagni, Verde. Non ricordo se lei
o lo stesso Ardemagni in qualche occasione passata ci avete confidato che lo stesso Ardemagni preferisce, predilige giocare più con un giocatore alla verde che con un attaccante vero come Castaldo al fianco. Invece oggi la scelta è andata su tutti e tre in campo contemporaneamente proprio per, come dire, bypassare le difficoltà a centrocampo? Ma ecco, erano queste, però poi abbiamo avuto la difficoltà, come ha detto lei, con Moretti, con Paghera, che non avevamo geometrie giuste. In questo caso ho preferito mettere le, tra virgolette, due punte e mezze, però la mezza punta mia deve fare l'esterno, sennò si rompe il giocattolo. È ovvio che in questo momento qualcuno può lo può fare, qualcuno un po' meno, un po' di stanchezza anche mentale, ecco, forse Berdi ha pagato anche questo, la sua reazione è dovuta anche a questo, che io lo capisco, però dopo le cose si sono sistemate, non è che non si sono sistemate, perché d'altronde loro il loro palleggio ci superavano e noi esternamente soffrivamo da una parte Calderoni, dall'altra parte Kubits. Quando abbiamo ricorretta, alla fine ci hanno sofferto loro. Ecco. Abbiamo parlato, no, di questa Angelo, noi sì. Liberiamo mister. Ok, vai, benissimo, va bene. No, dovremmo liberarlo perché ne arriva Matteo Ardemagni, però se vogliamo fare una domanda flash, forse c'è spazio per una domanda flash. No, io volevo dire, prego, abbiamo fatto signore. Abbiamo fatto una disamina tecnico-tattica, però ecco, l'Avellino veniva da due sconfitte consecutive contro una squadra, il Novara, sì, che era in ottima salute. Non era facile prepararla anche dal punto di vista mentale? Giusto, venivamo da due sconfitte, ma la più brutta è quella col Perugia, che io ancora non lo dimentico, però alla Spezia ci hanno rubato qualcosa. Oggi credo che, come diceva un suo collega, qualcosa, un brodo l'abbiamo preso, che ci dà forza, ci dà coraggio, ci dà quello strong in inglese, la forza di andare a affrontare le partite, perché l'Avellino c'è, insomma, ha fatto in fretta a dimenticare, ecco, la mia preoccupazione maggiore era quella lì.